Noi vi diciamo di imparare a percepire ben oltre le parole e di dare quindi seguito a tutte quelle facoltà che non sono fatte di ragionamenti e non hanno per base la razionalità, ma che vi portano a percepire l'esistenza umana e l'esistenza intesa in senso generale, in maniera diversa da come la vostra mente vuole farvela recepire. Il vostro cammino non è fatto soltanto di esperienze di vita umana, di quella quotidianità, che seppure è molto importante, fa parte di una parte marginale della vostra esistenza. Nella vostra vita c'è anche molto di più. Ci sono le vostre emozioni e le vostre sensazioni, ma anche quelle sono limitate al vostro tempo e al vostro spazio. Allora sappiate riconoscere voi stessi, in una totalità più ampia, sappiate guardare il vostro essere dall'alto, come se voi foste dei giudici imparziali di un qualcosa che si sta svolgendo alle vostre spalle, senza che voi ne siate gli artefici. Perché in un certo senso è così. Il vostro spirito si muove senza che voi ve ne rendiate conto. E vi porta e vi trasporta quelle esperienze di cui avete bisogno. Allora, se la vostra mente sarà calma e saprà riconoscere quelle esperienze come genuine e come importanti, allora vi sarete avvicinati a quella parte spirituale di voi che dite di cercare e che molto spesso trovate. Ma se la vostra mente rifiuta alcune esperienze, considerandole sbagliate o negative, allora si state muovendo sul cammino di una mentalità ottusa che porta sempre il genere umano a scontrarsi contro se stesso. Potete superare questa ottusità perché fa parte della vostra ricchezza interiore. E potete spingervi ben oltre il vostro sguardo e accorgervi di poter essere degli individui migliori rispetto a quello che siete stati fino ad ora. E questo non perché fino ad ora avete sbagliato, ma semplicemente perché attimo dopo attimo la vostra vita vi porta ad una consapevolezza sempre più profonda e dunque anche la vostra esistenza richiede delle esperienze nuove e delle situazioni diverse. Quando questo non avviene, l'essere umano si ritrova a vivere sempre le stesse situazioni e a passare da una disgrazia all'altra. Come le definite voi, quelle disgrazie, volte soltanto a farvi soffrire? Ma la realtà non è mai così, perché nessuna disgrazia porta in realtà la negatività e il buio, e ogni esperienza di vita umana può avere un duplice nome, può essere considerato una disgrazia o può essere considerato un punto di forza, un punto di partenza per una maggiore fortuna. E anche quando questo vi sembra difficile o complicato, è pur sempre verità. E la vostra verità vi può far riconoscere la veridicità di queste parole, che non hanno senso se non sono vissute dentro di voi e se non sono portate a galla nella vostra esperienza quotidiana.